Buongiorno, benvenuti in questo video. Stiamo andando verso l'attacco della ferrata di Bona. Facciamo la traversata integrale partendo da Ospitale e poi scendiamo giù al passo Tre Croci con due macchine. Giornata stupenda. Come dice il boss Mirkus, le prime facce di roccette e neanche l'attacco ancora, eh? Neanche l'attacco, già 500 metri di dislivello e neanche l'attacco. Scenari di guerra dove vedevano chi arrivava dalla valle. Altri posti dove fare gli appostamenti. Tetti e posti. Quante postazioni militari. Là c'è un'altra postazione, col buco, storia. È un tutt'uno, vale. Adesso ci siamo imbragati, qui in e Forcella. Io? Manca a me? Sì, tutti. Cosa? Cicchetta? Io una cicchetta? No, 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 lascia stare. Questi fumatori, brutte no. Cose. E dopo andiamo di là. Ma non che il cavo, allora, attacca. Siamo imbragati là, in Forcella, dove sono i ragazzi. Adesso qui inizia il cavo. Per mantenere l'equilibrio il tuo corpo automaticamente mantiene avanti. Corpo che cambia nella noia e col sudore e in trasformazione. Bene, abbiamo appena fatto una piccola sosta
lì giù. Ora iniziamo a intravedere le cime, le cime proprio del cristallo, del gruppo del cristallo. Fatico a risalire, dovremo andare su di là dove ci sono quelle persone. Poi si inizia a camminare tutto in quota, si fanno tutte le creste per poi portarci verso il ponte sospeso. Che spettacolo però, il gruppo del cristallo, molto molto bello. Festone, è già pieno qua, se non hai prenotato niente è già pieno. Eccolo. Merda, ma è nuovo, non è finito, è uno spettacolo, guarda che bello. Ehi, ciao. Qui ci hanno dormito almeno in 15 stanotte. C'è il timbro del bivacco. Lo prendo anche se non ci ho dormito tanto. Sì. È vero? Non sono stato io.
io era tetto mio, Posso? Posso? Sì, siamo in 6, Sì, ma gli altri ancora. Adesso facciamo una corsa. Adesso spuntano dietro di me il sasso. Bella corsa. Tutti a distanza di 100. Cresta bianche. Ho fatto due passi. Ah, è già finita. Qui siamo sempre sulla ferrata di Bona, direzione Lorenzi. Saluta. Ciao. È una scusa per riposarmi. C'è la scaletta. Ma non sei mai stanco. L'ho vista. Scaletta. Bellissima. Verticale. Verticale. Isagru. Cosa? Ti ho buttato un sacco. Cristallino da un pezzo. Il nostro cristallo di mezzo di oggi. Guardate, il lago lì. Lago di Landro. Il lago che c'è sopra Carbonino, quello con il rifugio con la stazione. Sì. Palas. Lago di Landro. Qui siamo già al ponte sospeso, rifugio Lorenzi. Ciao ciao! Ascolta, l'ho usato anche te il tizio qua. Io non so se l'hai usato, per esempio. Non so che c'è un po' di traffico, metti che dobbiamo fermarci. Ciao ciao! No, venite, venite, che sennò qua è un casino. Quanto tempo? Un anno. Un anno? Sì. Un anno, aspetta che mi allongo. All'angio? Dove domani allongo?
Vabbè, senti, io seguo quelli follati. Comunque sì. Adesso incontriamo la targa dell'inizio ferrata, praticamente. Però questa non è più la Dibora. No, finisce qua. Questa è Marino Bianco. Sì, inizia là. E sulla destra dovresti avere la targa adesso. Come? Sulla tua destra c'è la targa, in teoria. Giusto? Qua, 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 questa qua. Ah, ok. Vedi? Sentiero ferrato Ivano Dibona. Vecchio rifugio Renzi, suo locale invernale, è ancora una volta qui, stavolta in agosto, sole. Prenderci sto 3000. No, io ho mangiato. Vai. La barretta. Ciao belli. Qui inizia la via ferrata Marino Bianco. Mi lascio alle spalle il rifugio Renzi. Abbiamo intrapreso la ferrata Marino Bianchi al Cristallo di Mezzo, manca neanche tanto, in realtà non so quanto manca, spero manchi poco, spero anche da vedere qualcosa su perché sta arrivando il nuvolone. Bene, bel giro lungo per adesso, impegnativo facendo la Dibona d'ospitale, però bello, ci vediamo. Cresta finale, Cristallo di Mezzo, e là abbiamo il Cristallo e il Pispo Pena che ci mancano. Eccoci qua in cima al Cristallo di Mezzo con ormai compagno di avventure Mirko, che tocca la croce. Eccolo. Per primo grande, che è una madonna là. Grande Ale, grazie come sempre. Cristallo di Mezzo, ragazzi. Ovviamente da sto parte qua lo facciamo per il panorama, da quella parte là ancora il panorama tiene, un pochino tiene.
il Sasso Allegro del Cadore, oggi lo lasciamo qua in cima al cristallo di mezzo. I Sassi Allegri del Cadore, Miriam Ferrari, un nanetto, ve lo lascio qua. Stupendo. Oh, stiamo morendo. Mayday, siamo morti. Stiamo ritornando a Lorenzi, ma che capelli. Morti, siamo quasi superato i 2000 metri, penso ormai. Boom, tornati a Lorenzi, ora prendiamo la nostra Staunis, il famoso Yeyon Staunis, che gli altri ci aspettano, mamma che brutto sia, che gli altri ci aspettano al rifugio a Sonforca laggiù, ma noi scendiamo con calma e ci facciamo aspettare. Yeyoni, quelli che ci piacciono, da perdere quota veloci. Eccoli qua. E il nostro Lorenzi ormai alle spalle. Allora, qui c'è lo sgabellino per tirar via i sassi che entrano nelle scarpe dopo essere scesi, e questi sono i sassi che si possono raccogliere giusto in 5 minuti di discesa. Mamma mia. Che intanto il video vi sia piaciuto, mi hanno accompagnato a recuperare la macchina che avevo lasciato stamattina appunto al rifugio ospitale. Il giro lungo, abbiamo fatto il sentiero di Bona dall'inizio alla fine fino al rifugio Lorenzi, e dopo il rifugio Lorenzi abbiamo fatto la ferrata Marino Bianchi facendo la cima del cristallo di mezzo, lungo 9 ore circa. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao.